Buongiorno, vi presentiamo uno straccio del servizio di Orizzonte Scuola a cura di Fabrizio De Angelis, trasmesso in live streaming il 22 giugno scorso, con le interviste al senatore Mario Pittoni, vicepresidente della Commissione Cultura Senato, e a Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti. È giusto provare a guardare oltre il presente, come sta facendo, insomma, il G20, quindi tutte tematiche importantissime che riguardano la scuola, però c'è il presente a cui bisogna dare spazio. Quindi, senatore Pittoni, lei che appunto deve tornare in aula, le chiedo subito, ma qual è la sensazione? Gli emendamenti verranno votati? C'è soprattutto c'è stata quella convergenza politica che lei stesso auspicava fino a pochi giorni fa? Allora, la mia sensazione in generale è che si voglia rimandare le scelte importanti all'anno prossimo. Abbiamo già perso un anno, andremo a perderne un secondo. Nel decreto Sostegni Bis ci sono due soli articoli che si occupano di scuola, però visto che ad averli scritti non è stato il Ministero dell'Istruzione, cioè non è stato chi si occupa quotidianamente dei problemi della scuola, ma sono stati altri livelli del governo, forse anche meglio che non ci siano altri interventi. Rimane però il fatto che avevamo in preparazione e in tempo utile un decreto scuola che andava a risolverli i problemi finalmente, dopo anni e anni di attesa, è stato accantonato per il veto di una forza politica che voi conoscete, non serve che faccia il nome. Ed è un peccato perché era l'occasione veramente per andare a chiudere tutta una serie di criticità che ci trasciniamo da troppo tempo e che invece non potranno ormai a questo punto essere affrontate prima del prossimo anno scolastico. Sì, grazie senatore. Vorrei fare appunto intervenire un attimo anche Rino Di Meglio, il coordinatore della Gilda, anche perché sulle tematiche relative al decreto Sostegni Bis, i sindacati ovviamente si sono esposti singolarmente o diciamo unitariamente, anche se però sappiamo che la Gilda, ad esempio, non ha firmato il patto per l'istruzione. Perché? Lo sappiamo, però magari ci piacerebbe spiegarlo il perché, soprattutto a provare anche a commentare le parole del senatore Pittoni, come aggancio. Vabbè, è molto semplice. Il cosiddetto patto per la scuola è un documento, intanto va detto, che non ha alcun valore né giuridico né contrattuale, perché è semplicemente un elenco di buone intenzioni sottoscritto dal ministro e dagli altri sindacati. Noi non l'abbiamo sottoscritto perché avevamo chiesto che prima di arrivare al documento andassimo a vedere i particolari, cioè facessimo i famosi tavoli tecnici prima della firma del documento. E i fatti dicono che abbiamo avuto ragione, tant'è che i colleghi dei sindacati, degli altri sindacati che l'hanno sottoscritto, il giorno dopo si sono messi già a protestare perché è arrivato l'unico veicolo legislativo, che era il decreto Sostegni Bis, che praticamente non ha mantenuto nulla delle buone intenzioni previste nel patto per la scuola. Non si è risolto il problema delle classi pollaio, non si è risolto il problema degli organici e del precariato, non si sono risolti altri problemi che ci portiamo dietro atavicamente, come quello dell'edilizia scolastica e della povertà educativa, soprattutto al sud, che è dovuta a tutta una serie di circostanze. Mancano edifici scolastici decenti, manca il tempo pieno, mancano le scuole per l'infanzia. E diciamo che sì, d'accordo, bisogna sperare nel futuro. Noi speriamo che le risorse del PNRR siano investite bene. Però si vive e si muore sperando. Noi avremmo voluto vedere qualcosa di concreto già da quest'anno. Sono passati, come diceva prima il senatore Pittoni, che ha perfettamente ragione, un anno perso inutilmente senza risolvere i problemi, e purtroppo io non ne faccio una colpa al ministro, ma è evidente che l'insieme della maggioranza dell'attuale governo non riesce a, come dicono i napoletani, a quagliare una soluzione che porti ad una scuola migliore. Quindi intanto ci accontentiamo delle speranze, delle buone intenzioni, che però non ci lasciano intravedere un anno scolastico molto diverso da quelli passati.
Sì, grazie, grazie segretario. Senatore, le voglio fare una domanda, diciamo, in particolare. Quindi, a questo punto, lasciamo, togliendo anche il discorso, diciamo, del precariato, ma anche la questione delle assegnazioni provvisorie ai docenti, insomma, vincolati, quindi diciamo che resta quasi veramente impossibile. Ci confermo. Ne hanno discusso i sindacati anche più a lungo del previsto negli ultimi tavoli, però onestamente mi pare che quello che hanno portato a casa sia assolutamente insufficiente. Noi puntavamo, uno, a ridurre intanto da 5 a 3 il vincolo, ma soprattutto restituire le condizioni precedenti, in particolare l'assegnazione provvisoria, perché darla solo alle mamme con bambini fino a 3 anni, perché un bambino di 4 anni è diverso forse, non ha diritto anche lui a poter crescere con la mamma che si occupa di lui. Cioè, quello che sconcerta è vedere da una parte il capo dello Stato che va in televisione a dire che assolutamente l'istituto familiare va salvaguardato, dobbiamo fare, la politica deve fare tutto il possibile per salvaguardare la famiglia, poi è lo stesso Stato che fa esattamente il contrario. Secondo me quest'anno si poteva trovare una soluzione. I tempi tecnici tra l'altro ci sarebbero ancora, perché se riuscissimo a votare un qualcosa anche all'ultimo momento, un provvedimento del relatore su indicazione del governo per restituire compiutamente l'assegnazione provvisoria, poi anche se siamo tardi riguardo alla finestra che viene aperta quest'anno per l'assegnazione provvisoria, si può comunque prevedere con documento del Ministero un qualcosa che prima ancora che sia approvato in via definitiva con la fiducia nel secondo passaggio al Senato, si predisponga già il sistema in modo di poter assegnare in particolare alle madri e bambini piccoli un posto il più vicino possibile a casa, perché è giusto quello che è stato fatto in precedenza. Mi ha sempre visto contrario, mi sono battuto per 2 anni, purtroppo non c'è stato verso di far cambiare idea al ministro precedente Azzolina, e ci troviamo con difficoltà che poi non è facile risolvere in questa fase, perché il cambio di governo è stato nel momento più delicato per la scuola. Se il governo fosse cambiato un mese prima, già ci sarebbero state più possibilità di farcela. Purtroppo eravamo in una fase in cui i tempi erano effettivamente troppo stretti. Io mi ricordo che ne ho parlato col ministro Bianchi, appena nominato, spiegandogli che la cosa era urgentissima, però effettivamente non era facile. Se avessimo avuto qualche settimana di margine in più, c'era la possibilità proprio di azzerare le conseguenze del vincolo quinquennale. Purtroppo con questo mese di ritardo non è stato possibile. Però qualcosa si può fare ancora. È una questione di volontà politica. Ci vuole una volontà politica comune. Senatore, lei ci farà accenno, insomma, ci farà capire quando deve andare via. Quindi io... Io se volete vi aggiungo qualcosa. Oggi sono un po' più ottimista di ieri riguardo all'emendamento che ho proposto per l'estensione alla seconda fascia della possibilità di accedere al percorso che porta al ruolo. Sì. Non dico il motivo, però sono più ottimista di ieri. È successo qualcosa, vediamo se... Però così ci tiene sulle spine... Non voglio mettere a rischio il possibile risultato. Il risultato positivo è possibile, non vorrei metterlo a rischio con la mia dichiarazione. Lo capiamo. Allora, però, le chiedo una battuta: questa invece proposta del PD per quanto riguarda di ridurre il requisito dei 3 anni di servizio a uno solo, però comprendendo anche il servizio nelle scuole paritarie, lei come la vede? Quello delle paritarie
è un discorso molto delicato. Voi ricordate nell'89, quando è stato avviato il cosiddetto doppio canale, si era aperto alle paritarie. Però le paritarie, che hanno sistemi variegati per fare punteggio, cioè è molto più facile acquisire punti che non sotto lo Stato, il risultato è che si è creata una deformazione nell'accesso alle graduatorie permanenti, che ha costretto alla fine il Ministero a fare marcia indietro, a chiudere le graduatorie permanenti e a liquidarle con le famose graduatorie ad esaurimento. Si rischia di trovarsi nella stessa situazione. Queste cose vanno fatte bene con una riforma. Anch'io sono d'accordo che dovremmo arrivare a garantire gli stessi diritti agli insegnanti, gli stessi diritti degli statali agli insegnanti delle paritarie, però è una riforma, una vera e propria riforma, che richiede una serie di passaggi in modo che si garantisca parità di trattamento ad ambedue le parti, altrimenti si fa un altro pasticcio come quello che ci siamo ritrovati con il permanente. Grazie, E grazie signor. anzi, proprio il fatto di voler forzare la mano per prendere l'applauso mette a rischio il provvedimento proposto dal PD. Bene, è tutto chiaro. Noi diciamo, attendiamo la conferenza stampa del ministro Bianchi a Catania. Sempre se il senatore può restare ancora in diretta, volevo chiedere a Lino Di Meglio invece, a proposito sempre del decreto sostegni bis, che magari da un lato per quanto riguarda il precariato forse si trova una convergenza, ma sappiamo che è stato eliminato, ha eliminato quella norma prevista inizialmente dal testo, quello dell'impossibilità di partecipare al concorso successivo in caso di bocciatura. Ecco, invece su un punto che sembra che non ci sia convergenza, ovvero quello che riguarda le attività del recupero degli apprendimenti dal 1 settembre, che secondo la relazione tecnica sarebbe un'attività per i docenti. Non sarà retribuita, quindi lei invece cosa ne pensa? Perché in molti, appunto, anche i suoi colleghi hanno anche puntato il dito contro, appunto, è un'intromissione contrattuale da certi punti di vista. Lei è d'accordo? Guardi, io sono d'accordo con i miei colleghi, perché non è possibile che ci siano queste continue incursioni sul contratto della scuola, che già dalla vecchia legge Brunetta è stato limitato solo ad alcuni argomenti, quindi almeno l'orario di servizio è una questione sicuramente contrattuale. E non vedo perché si debbano scoraggiare a questo punto gli interventi fatti nella prima parte dell'anno scolastico, perché si dice dovete lavorare gratis, no? È attività ordinaria, quindi la dovete fare gratis, come se in quei giorni gli insegnanti stessero a girarsi i pollici e non fossero occupati nei collegi dei docenti, nei dipartimenti, nella programmazione dell'inizio d'anno, negli esami supplettivi anche in qualche caso, no? Quindi non si capisce questa taccagneria dimostrata verso gli insegnanti di volerli far lavorare senza pagare nulla. È ovvio che nella maggior parte dei casi i collegi di docenti rinvieranno i corsi di recupero dopo l'inizio delle lezioni, così almeno vengono pagati, perché altrimenti diventa una questione autolesionista. Certo, è chiaro. Invece, senatore, le volevo chiedere in particolare, comunque c'è e resta l'emergenza sostegno. Nel senso che sappiamo che una parte politica, insomma, della maggioranza ha anche previsto una procedura ad hoc straordinaria. Ma concretamente, ora, al di là del fatto che la misura è valida o non è valida, ma concretamente come si fa? Guardi, io l'avevo già previsto nel meccanismo proposto a marzo dell'anno scorso all'allora ministro Azzolina, che poi è entrato nel disegno di legge che ho depositato ad agosto, con un investimento che non arriva neanche a 1 miliardo, perché in realtà quando parlo di 1 miliardo per la conversione di 60.000 cattedre di organico in diritto, parlo di una parte di cattedre che servono per altri settori. E 50.000 cattedre invece specifiche,
per il sostegno, quindi una spesa inferiore agli 800 milioni, che però porterebbe la questione a soluzione e garantendo sia dalla parte degli specializzati che quelli che hanno i famosi 3 anni. È l'unico riferimento che trova conferma anche nelle indicazioni che arrivano dall'Europa. L'Europa si offre come sponda, cioè offre al mondo dei precari in generale, quindi anche per il nostro paese, 2 sponde. Una è che dopo 3 anni di servizio l'insegnante ha diritto ad avere a disposizione un corso formativo abilitante, un percorso formativo abilitante, che in Italia non c'è. L'ultimo l'abbiamo avuto, a parte il TFA, nel 2013, il PAS, me ne ero occupato io in prima persona, ha funzionato, ha consentito di abilitare 70.000 persone. L'anno dopo ho chiesto un ulteriore corso che mi è stato negato. E nel 2013 perché era passato? Per il rapporto particolare che avevo con l'allora ministro Profumo, che si conosceva da prima che diventasse ministro, sono riuscito a convincerlo che era importante, che era necessario, e siamo riusciti a portarlo a compimento. Purtroppo, nella fase successiva, le forze politiche si sono messe di traverso, PD in primis, e non c'è stato verso di ottenere un secondo corso. E dovrebbe diventare un percorso regolare, come c'è in tutti i paesi, perché è un diritto. L'Europa non dice che dopo 3 anni tu sei abilitato, dice che dopo 3 anni tu hai diritto a un percorso formativo abilitante. Questo glielo dobbiamo garantire, se non altro perché è a carico dei diretti interessati. Allo Stato non costa un centesimo. E l'altra questione è quella che dopo 3 anni di contratti a tempo determinato, tu hai diritto a non dover più lavorare a tempo determinato, ad avere un contratto a tempo indeterminato. Attenzione che questa è una cosa che può essere interpretata in 2 maniere. Il PD, con la buona scuola, col famoso comma 131, l'ha interpretato a danno dei lavoratori. Cioè, se passati i 3 anni a tempo determinato non c'è il posto, ti lasciava semplicemente a casa. Ma si può interpretare anche in maniera opposta, cioè prevedere di inserire chi non possiamo accontentare subito, inserirli in una graduatoria che impegna lo Stato ad assegnargli il posto appena si rende disponibile. E questo è previsto nel mio disegno di legge, il 355, che avevo proposto di calendarizzare, è uno dei primi disegni di legge che ho proposto di calendarizzare da Presidente della Commissione Cultura del Senato. Il Movimento 5 Stelle si è messo di traverso e non è mai stato calendarizzato. E ecco, facendo riferimento a questi 2 pilastri che offre l'Europa a salvaguardia del mondo dei precari, noi possiamo portare a soluzione i principali problemi del nostro precariato. Per cui non dobbiamo ignorarli. Adesso si parla di ridurre a 1 anno. Lo si può pensare per gli specializzati del sostegno, finché sono troppo pochi. C'è necessità in un settore in cui la priorità giustamente sono i diritti dei ragazzi che hanno particolari difficoltà, ma in condizioni normali questi principi, che ripeto sono di rango europeo, vanno salvaguardati, perché sono le leve sulle quali si può lavorare per garantire i diritti che dovrebbero essere di tutti i lavoratori precari. Grazie, grazie senatore. A proposito di alunni con disabilità, in qualche modo sostegno, volevo chiedere a Rino Di Meglio cosa, appunto una battuta, cosa ne pensa del prossimo decreto che il Ministero ha annunciato, che riguarda appunto le 25 ore di formazione per tutti i docenti non specializzati sul sostegno, sui temi dell'inclusione scolastica per gli alunni con disabilità. Cosa ne pensi? Guardi, anche qui c'è un problema di carattere sindacale. In tutti i luoghi di lavoro la formazione rientra nell'orario di lavoro. È soltanto verso gli insegnanti, perché non lo si fa per il restante personale, che si tenta continuamente di aggiungere compiti lavorativi gratuiti, perché anche in questo caso si sta tentando di far passare queste 25 ore obbligatorie
come un compito che rientra nella funzione docente, quindi a carico ancora degli insegnanti, perché a questo punto vuol dire che avere un alunno diversamente abile nella propria classe diventa una sfortuna, perché ti si sottopone a oneri aggiuntivi. Invece bisognerebbe favorire questa formazione di tutti in orario di servizio, come viene per tutti gli altri settori del lavoro, perché la scuola è l'unico, anzi il settore degli insegnanti è l'unico dove si pretende di far formare con ore in aggiunta. Poi non vorrei... Scusate se vi interrompo, sono costretto ad allontanarmi perché tra poco si vota. D'accordo, anche noi siamo in conclusione, comunque la salutiamo, senatore, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. E buon voto. A di meglio. A presto. Buonasera. A presto. Ecco, stavo dicendo che non vorrei che questo fosse un sistema per cercare in futuro di risparmiare sugli insegnanti di sostegno, cioè gradualmente prendo e specializzo tutta la massa degli insegnanti, anche quelli che non sono motivati, e così lo Stato italiano risparmia gli stipendi degli insegnanti di sostegno. Questa forse è una cattiveria da parte mia, però siccome sono cose che capitano... È una cattiveria diffusa, anche perché comunque sarebbe paradossale, perché 25 ore, di cui alcune addirittura anche online, non potrebbero assolutamente essere messe a paragone con un percorso di specializzazione. Sono assolutamente d'accordo, anche perché poi per dedicarsi al sostegno, secondo me, ci vuole anche la motivazione. Io penso che la motivazione sia importante in tutto ciò che noi facciamo, chi fa il medico, chi fa l'infermiere, l'insegnante di sostegno, l'insegnante curriculare. Se è motivato, si lavora bene e si ottengono migliori risultati. Diciamo, ci abbiamo verso la conclusione. A momenti dovrebbe iniziare la conferenza stampa del Ministro Bianchi. Di meglio, io le chiedo, le faccio un'ultima domanda, sempre per quanto riguarda il decreto sostegni bis. È che non pensa che viene messo in campo sì anche un processo per stabilizzare i precari, poi giusto o sbagliato come sarà non sarà, si vedrà alla fine. C'è anche un tentativo di riforma del reclutamento in generale, ma lei non pensa che comunque una cosa del genere era sbagliato inserirla in un decreto sostegni bis, ma invece bisognava fare un provvedimento ad hoc? Ecco, non pensa che anche stavolta un po' il scuola è stato un po' dimezzato? Guardi, sono d'accordo con lei. Io penso che la politica dovrebbe essere un tantino più diligente, cioè i provvedimenti andrebbero studiati e fatti ad hoc. La scuola ha molto bisogno di un provvedimento che snellisca il reclutamento e soprattutto lo renda ricorrente, perché non dimentichiamoci che l'ammasso di precariato è dovuto al fatto che questo nostro ministero per anni riesce a bloccare i concorsi, quando li avvia i concorsi diventano infiniti. Quindi io ho sentito che il ministro ha delle buone intenzioni, cioè lui ha capito questo problema, ma mi auguro che riesca poi a trasfonderlo in provvedimenti di legge. Abbiamo bisogno di un reclutamento ricorrente, di abilitazioni ricorrenti, in modo che non si crei più questa sacca immane di precariato che è diventata una piaga della scuola italiana negli ultimi 20 anni. Ecco, dobbiamo uscire, per il bene della scuola e per il bene del paese, dobbiamo uscire da questo stato permanente di precarizzazione. Grazie, un'ultima battuta però io la voglio strappare. A proposito proprio del G20, quindi lei condivide comunque l'impianto, quantomeno l'iniziativa, dopo la pandemia bisogna ricostruire la scuola, bisogna ripartire, e il Ministro Bianchi spesso ha sottolineato che non bisogna guardarsi indietro, ma bisogna andare avanti. Ecco, secondo lei tre cose, proprio tre interventi essenziali su cui intervenire proprio subito dopo la pandemia? Bisogna eliminare le classi pollaio e quindi avere degli organici adeguati, perché voglio ricordare che il ministro ha anche fatto una battuta che bisogna eliminare le classi per risolvere il problema degli organici, ma non è esattamente così, perché mi ero permesso di ricordare che mutando l'ordine degli addendi la somma non cambia mai. Quindi il problema è che se io gli alunni li organizzo invece che per classi, per gruppi, comunque ho bisogno, anzi addirittura avrei bisogno di un maggior numero sia di aule
che di docenti, quindi bisogna intervenire assolutamente sugli organici per eliminare le classi pollaio, perché sicuramente le classi meno affollate sono un requisito indispensabile per avere una scuola di maggior qualità e un miglior insegnamento. Poi c'è la problematica enorme delle strutture scolastiche che affligge soprattutto una parte del paese, bisogna intervenire con forza e penso che bisogna anche lì pensare a interventi straordinari che non siano affidati come in passato agli enti locali. Voglio ricordare che per esempio la scuola a tempo pieno al sud non c'è, perché? Perché è necessario un intervento contemporaneo dello Stato che dà gli insegnanti, degli enti locali che preparano le strutture e le mense. Quindi rendiamoci conto, se c'è questo problema, troviamo una soluzione e troviamo delle modalità di intervento straordinario che funzionino una volta tanto e che non lasciano la situazione esattamente come era prima. Ecco, quindi precariato, organici, strutture scolastiche, secondo me sono le tre grandi priorità della scuola italiana. Grazie segretario, se ha la bontà di pazientare, insomma ha anche la disponibilità, visto che stiamo per trasmettere in diretta la conferenza stampa del ministro, però sta ritardando, io le vorrei fare stuzzicare sono sull'argomento. No, guardi, non c'è il tempo perché è appena partito. Quindi la saluto, ascoltiamo il ministro Bianchi, Gimenti di Catania. Grazie per essere stato con noi, segretario.